Videotop, con grande piacere diamo il benvenuto ad Alice Ray. Ciao Alice. Ciao, ciao Paolo. Diciamo che la situazione è perfetta perché sei con me, sì. Sono con te. Quale titolo migliore del tuo nuovo singolo? Come nasce? Mi sembra attraverso un percorso che stai facendo, no? di conoscenza di te prima di tutto, per anche poi dopo trasferire il tutto come aiuto agli altri. Esatto, ho iniziato qualche anno fa un percorso di autoconsapevolezza. Ma ti dirò, già da bambina io mi ponevo tante domande esistenziali, no? Chi sono io? Perché siamo qua? Che cosa dobbiamo fare qua? Che senso ha la vita? E poi questo mi ha portato a incontrare questo percorso di autoconsapevolezza che mi ha fatto indagare tutte queste domande e mi ha fatto anche scoprire, e continuo ancora adesso a scoprire, come funzioniamo, perché noi siamo stati dotati di un corpo umano che ha delle potenzialità enormi, solo che non, nessuno ce ne insegna, nessuno le conosce, e quindi con questo percorso ho potuto e sto studiando, diciamo, quella che è la nostra macchina. Diciamo che la formula è molto semplice, anche se difficile da attuare, cioè insomma dobbiamo andare a ricercare quella che è la nostra parte migliore, superando un po' quelli che sono i nostri limiti, le nostre paure, insomma un percorso che, dicevo appunto, semplice da dire ma non così facile da attuare. Guarda, mi sono scoperta in questi anni come un essere molto limitato. E non perché ci fosse qualcosa da fuori che mi limitasse, ma ho scoperto che tutte le limitazioni erano dentro di me, mi sono state date da, non so, quello che ho sentito dalla famiglia, da quello che ho sentito dalle persone che ho incontrato. Quindi tutto questo mi ha fatto credere di essere ciò che non sono. E ti dico questo aneddoto: io quando ero una ragazzina che dicevo volevo fare la cantante, ho fatto un piccolo concorso e dalla vergogna ho cantato seduta e girata con le spalle al pubblico. Era una sorta di confessione, sai, quelle che vengono camuffate quando si fanno quelle rivelazioni che non possono essere scoperti i protagonisti, insomma. Diciamo così, però questo per dirti uno dei punti di partenza, cioè sono partita da lì, mi sono vista che non riuscivo a cantare davanti alle persone guardandole in faccia, quindi ero, diciamo, rinchiusa in questi limiti, in queste convinzioni, in queste paure, vergogne che non mi permettevano di essere pienamente libera di essere come volevo, come desideravo. Quindi questo sei con me si rivolge anche a questa parte, si rivolge a questa parte interiore dentro di noi che ci permette di essere altro, ci permette di essere la versione migliore di noi stessi, e questo è un progetto in divenire, cioè noi oggi possiamo essere migliori, domani possiamo essere migliori di ieri, ma quanto può essere grande questo miglioramento? Può essere, per quello che oggi posso dire, esponenzialmente all'infinito. Certo, quindi, cioè non ha limiti praticamente, dipende da noi, insomma. Quindi quello che mi sono detta è: mi metto in cammino, mi conosco, scopro quali sono le potenzialità e provo ad andare oltre questi limiti, e per andare oltre questi limiti devo star con me stessa. Per questo la canzone Se sei con me. Secondo me poi arriva come secondo singolo rispetto a quello che è stato l'esordio di questo percorso con Vivere il cuore, no? Sì, Vivere il cuore è stato il punto di partenza. C'è dentro il cuore che c'è questo me migliore, dentro il cuore c'è questo luogo dove
tu senti, se ti congiungi adesso, di essere vivo, di essere pienamente nella vita. E quando sei in questo luogo, tu godi pienamente del tutto, senza necessariamente desiderare altro. Quindi hai incontri una felicità indipendente, che non dipende da quello che ti accade fuori, da quello che ti serve, da quello che ti manca, da quello che hai bisogno. Tu sei già felice. Quindi ho fatto una vita a ricercare questa felicità che andava e veniva, oggi sono triste, domani sono stracontenta, quindi queste oscillazioni enormi, quando poi invece scopro che la felicità reale è indipendente da tutto e da qualsiasi cosa e va trovata dentro di noi. Questo percorso arriva attraverso la musica, ma che va, leggevo nelle note, anche a toccare l'abbigliamento. Che cosa significa? Sì, ho voluto creare proprio questo personaggio, ok, Alice Ray, e anche nell'abbigliamento, perché quello che è il percorso di autoconsapevolezza per me è un percorso evolutivo e spirituale principalmente. Quindi ad esempio gli stivali hanno cucite delle catene, no? Queste catene rappresentano i nodi neurali che noi tutti abbiamo. Sono dei nodi che contengono dei blocchi che, se vanno poi sciolti, la catena si allunga. Quindi noi, sciogliendo tutti questi nodi, possiamo restituirci questo noi migliore di noi, possiamo essere appunto migliori. La catena poi invece centrale rappresenta appunto l'evoluzione, con sopra tutti questi nodi, e poi tende verso questa rosa. La rosa rappresenta l'evoluzione spirituale massima, per quello che è la mia comprensione. Quindi ho voluto riportare quello, e poi sulla cintura ho la scritta Noscete Ipsum, che è la scritta che è sul frontone del Tempio di Delfi, che esorta a conoscere noi stessi. Quindi ci dice: uomo, conosci te stesso. Quindi questo per me è stato il punto di partenza. E alla fine ho questo spallino chiodato, che di solito ce l'hanno i capitani, no? Gli spallini. E per me sta a rappresentare il fatto che io voglio diventare padrone di me stesso, io voglio diventare capitano della mia vita, voglio dirigere io la mia vita dove voglio che vada. Questa è una possibilità che esiste nella nostra vita. Quando noi facciamo un percorso su di noi, incontriamo questa possibilità. Finché non facciamo un percorso su di noi, non c'è possibilità di essere capitani di noi stessi, ma tutto ci accade. Sicuramente molto interessante tutto il discorso che attraverso la musica, l'abbigliamento. E a proposito di musica, so che tutto proseguirà poi con un completamento attraverso un album, no? Sì, ho scritto questo album, di cui la parte della produzione musicale è stata fatta da Lorenzo Cazzaniga, una persona che per me è molto speciale, e ha lavorato con i più grandi della musica italiana e estera, e lavora tutt'oggi, e mi ha insegnato anche tantissimo. L'album si chiamerà quando uscirà Fuori dai sogni. Noi naturalmente per questo e per tutto il tuo percorso ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e un abbraccio ad Alice Ray, alla prossima. Grazie. Ciao a te, Paolo. Ciao. Ciao. Dove pensi che si va?